Buongiorno Mazzarino, sono qua, l'avete visto? Giorgio Furia per risolvere forse i vostri problemi. Molte persone di voi mi cercavano forse dopo le mie gesta eroiche su Facebook, sui problemi di Mazzarino. Molti di voi mi hanno cercato e forse mi sento di rappresentare voi, gente stanca. Stanca di questa amministrazione. Questa amministrazione, secondo me, a mio vedere, è un'amministrazione che non pensa al cittadino, non pensa al ceto medio, su piccoli problemi, su problemi banali. Che, cioè, voglio fare alcuni esempi. La gestione di Caltacqua, vedete, l'altra volta ho pubblicato un video su una famiglia di anziani, ottantenni grosso modo, che avevano un problema con la fogna otturata. Ora, io mi chiedo, dov'è il mio sindaco? Dov'è la mia amministrazione? Dov'è? Perché? Metti caso che queste persone non avevano i soldi per fare il pozzetto di ispezione esterno alla casa. E se non avessero avuto i soldi per farlo, noi li lasciamo con la fogna otturata. Signori, pensateci bene a chi stiamo andando a dare il voto. Hanno rovinato il nostro paese. Hanno rovinato il nostro paese. Noi indistintamente ancora si accusano, è Virnuccio che si è venduto l'acqua, è Tizio Caio e Martino che si è venduto la spazzatura. Siete tutti uguali, non avete dignità, non avete rispetto per il vostro cittadino, per il vostro paese. Il problema è questo, è la realtà dei fatti che è così. Non potete lasciare una signora anziana di 80 anni con un buco davanti alla porta che rischia di rompersi il collo. E poi avete un mare di denunce. All'ufficio tecnico cosa c'è? Un mare di denunce, cause perse, soldi che vanno meno al nostro comune, che potrebbe fare cose migliori con quei soldi dei rimborsi, delle assicurazioni e delle cose. Signori, magari io non sono capace di presentare, non lo so, io non so come dire, e io queste gente le vedo come se avessero un pulsante nella spalla, no? L'amico di turno schiaccia il pulsante, dicono sempre le stesse cose, signori. Dicono sempre le stesse cose, sono tutti tra di loro. Diamo speranza e aiutiamo questi ragazzi della lista civica Mazzarino, la mia città. Diamogli fiducia, perché ci sono ragazzi che hanno delle buone intenzioni. Per il bene comune di tutti. Io non credo più a nessuno, mi dispiace dirlo, magari sono stato offensivo su Facebook. Signori, però state esagerando. Diamo spazio ai giovani, qua abbiamo elementi fondamentali per Mazzarino. Gente che si è impegnata sul carnevale, che si è impegnata sul sociale, che si è impegnata su tutto senza tornaconto. Signori, io sono arrabbiato. Forse ho manifestato male la mia rabbia su Facebook. Adesso mi voglio mettere in gioco, qua sono. Ah, Mazzarino, che mi avete cercato perché... zona traffico limitato, non c'era nessuno in piazza, signori, avete danneggiato le attività commerciali lì sopra. Signori, aprite gli occhi che siamo messi male. Avete perso un'occasione 5 anni fa con Damiano Arena. Abbiamo avuto delle piccole divergenza, ma io mi scuso con te, caro Damiano. Tu quest'anno dovevi presentarti, perché sono i giovani il futuro, perché non possiamo vivere in mezzo alla spazzatura. Guardate che bel paese, guardatelo che bello, un castello che dovrebbe far entrare soldi a palate in questo paese.
incrementiamo il turismo, facciamo, ma ora siamo attaccati dai social, signori, voi che, come dire, ci attaccate. Ci sono persone su Facebook che attaccano il nostro gruppo, attaccano i giovani, attaccano. Signori, aiutateci, confrontiamoci, avete delle belle idee? Noi, il nostro gruppo è questo, abbiamo un'idea, è comune l'idea. A noi, i nostri assessori, nessuno ci ha scritto, devi dire così, perché si vede a Radio Onda 2 che siete falsi, si vede che è una cosa scritta che ti hanno disegnato su un foglio. Non mi venire a dire che sei giovane e vuoi migliorare, non vuoi migliorare niente, perché sei solo un burattino, così, solo un burattino, caro mio, e si vede. Avete fatto un'unione orrenda, ora mi volete venire a dire che qua noi giovani, tutti giovani siete adesso, tutti che presentate giovani, ma signori, lo stiamo capendo dove stiamo arrivando? Ora mi dispiace, mi sono innervosito, è meglio che non parlo, perché Salvatore mi ha detto, quando tu ti innervosisci evita di parlare. Però signori, vi dico una cosa, state attenti, il vostro voto è importante, è fondamentale, e lo dico pure a quelle persone che mi dicono no, io non vado a votare perché non cambierà mai. Se non date fiducia a certe persone che vi siete resi conto, ognuno nel nostro piccolo abbiamo dato un contributo a Mazzarino, e invece qua senti sempre le stesse parole, sempre gli stessi discorsi. Ma state scherzando, signori? Il bene comune, basta, solo questo vi chiediamo. Votate Battaglia, se volete votate me, votate Salvo Bonaffini, votate tutto il resto del gruppo. L'importante è dare una pulita, questo solo vi chiediamo.